Un'occasione molto importante è quella di presentare questo testo. Corradi lavora a comitati scientifici, crea l'occasione per scrivere dei libri. Questo lavoro di Simona e Cherubino è molto prezioso, l'ho visto di recente, ho iniziato a leggerlo con tanto interesse. Mi sembra veramente una ricerca fatta sui luoghi e le possibilità di svecchiare un linguaggio o di aggiornarlo o di renderlo legato a questo territorio, forse anche per uscire da uno standard e per dare un volto a questa architettura mediterranea che Cherubino e Simona hanno indagato in tutti questi anni di carriera e di vita. Cherubino, io farei iniziare te e poi facciamo raccontare anche a Marco cosa significa da parte della sovrintendenza avere un occhio di riguardo critico e comune magari con certe ricerche, e poi chiederei a Simona di raccontare come si è svolto il lavoro di questo libro. Cherubino. Ma io dico che è stata un'esperienza molto, molto interessante e veramente inedita, perché parte da una cosa, da un tema, la pergola, che in genere è un tema laterale nell'architettura. Ed è un tema in cui spesso noi, legati alla tradizione del mezzogiorno del meridione d'Italia, vediamo qualcosa di negativo, quindi quell'aggiunta fragile, quella sostanza priva di corpo, quel trilite ai limiti della volgarità che spesso ha devastato il nostro paesaggio attraverso l'utilizzo di forme che si sono prestate ad essere, come dire, modificate dal linguaggio dell'abusivismo. E noi abbiamo invece cercato di capire che anche e soprattutto questo elemento apparentemente leggero fosse legato proprio all'origine dell'architettura. La pergola in qualche modo è la raffigurazione del trilite, è la raffigurazione originaria dell'architettura e di come essa riesca a parlare con noi attraverso il suo sia continuare lo spazio definendo uno spazio intermedio, sia interrompere lo spazio tradizionale sempre attraverso questa nozione di spazio intermedio, sia anticiparlo ugualmente con la nozione di spazio intermedio. Qual è il tema dello spazio intermedio? Il tema attraverso il quale noi architetti riscattiamo quella condizione di monotonia che ha sempre raffigurato il contatto tra interno ed esterno. La stessa grande battaglia nel movimento moderno è stata centrata dal linguaggio del funzionalismo, che diceva la forma segue la funzione, l'interno si proietta nel prospetto e nell'esterno noi faremo in modo che la face, il volto, come quello di una persona, dell'architettura non sia altro che il rispecchiarsi delle sue membra. Forse lo diceva anche Leon Battista Alberti, però Leon Battista Alberti aggiungeva un altro concetto importante, che era questo concetto di concinnitas, di armonia. Cioè non era che le membra, gli organi interni, intesi come se ragionassimo in medicina, fossero i più importanti, ma era importante il volto e la salute degli organi. E quindi questo spazio intermedio è uno spazio importante, perché specialmente oggi, dove abbiamo scoperto, dopo questo lungo periodo disagiato di vita dentro le case, come dire, coatta, che questo terribile periodo ci ha riservato, abbiamo scoperto quanto fossero importanti gli spazi che non servivano a niente. Perché non servivano a niente solo in modo apparente? In realtà servivano a tutto. Servivano a curarci l'anima, servivano a darci la sensazione di non stare dentro ma di stare tra dentro e fuori, servivano a farci scoprire quella dimensione intermedia dell'architettura che, appunto, come dicevamo prima con Simone in macchina, gli architetti razionalisti italiani specialmente, non quelli tedeschi,
quelli di ispirazione mediterranea, non quelli europei, avevano individuato già negli anni 20. Cherubino, però tu dici, non i tedeschi, però è un viaggio colto che scomoda il viaggio in Italia, no? Il Grand Tour, perché vedere con occhi diversi l'architettura del Mediterraneo può essere un punto di vista. Simona, questo viaggio di cultura è anche uno sguardo altro, come può essere anche questo studio rispetto alla pergola, no? Che ha delle... Assolutamente sì. Allora, la pergola appunto come elemento di passaggio tra interno e esterno, come la definisce Marco De Napoli, che ho trovato una cosa bellissima, come laccio che unisce le diverse parti dell'edificio rendendolo appunto unico. Quindi questa pergola che ha affascinato, diciamo, anche i viaggiatori del nord quando le hanno scoperti nei grandi viaggi in Europa e nel sud Italia in particolare, quindi sono entrati nel linguaggio di questo, diciamo, questa architettura tra il classico e di questa architettura moderna che appunto si rifà alla mediterraneità dell'architettura. Marco, io potrei chiederti il coraggio della vita delle forme, per citare un pastone di libri, però in realtà è proprio un coraggio a volte che ci vuole per inventarsi delle nuove forme e per farle accettare dalla collettività, certo, ma anche dalla sovrintendenza in questo caso. Certo, assolutamente. No, vabbè, io, insomma, mi ha colpito molto una parola in particolare di Cherubino, che è quella appunto dell'armonia. L'armonia delle forme inserite all'interno di un paesaggio che è stato già fortemente trasformato, elemento di studio per quanto riguarda gli architetti degli anni 20 e 30, come accennava appunto Cherubino, del Novecento, analizzato, approfondito per dare in qualche modo segno, significato alle forme, all'ispirazione che appunto portava poi a compimento una nuova, diciamo, opera architettonica, che era nello stesso tempo, diciamo, legame con la tradizione ma proiezione verso il futuro. Ed è quello che io anche ho riscontrato, diciamo, nelle proposte progettuali appunto di Simona Ottieri, nei dipinti che, diciamo, integrano il libro di Cherubino Carmardella, questo dinamismo, questo colore, ovviamente, diciamo, che si deve inserire e si deve sposare all'interno di un contesto, quello mediterraneo, fatto principalmente di case semplici, le case appunto quelle senza architetti, come diceva Rudowski, fondamentalmente, e che in qualche modo è stato, diciamo, questa continuità di senso è stata fortemente interrotta da interventi speculativi negli anni 50, 60, 70 del Novecento. Questa, fondamentalmente, questa mancanza di senso, una mancanza quindi di continuità e di interpretazione di quelle famose leggi che solo se si conoscono si possono trasgredire. Ci sono dei progetti dedicati, Ischia, Procida, Capri, ovviamente. Questo è un discorso legato al famoso genio del luogo, però perché avete pensato a questo e non a una soluzione standard? Perché ci piaceva che giocassimo su questa cosa delle minime variazioni. Cioè, che cosa succede? Lui diceva prima la speculazione edilizia. Perché una grande occasione perduta? Perché questi architetti a cui ci siamo ispirati facevano veramente con poco. Non è che non parliamo di Otto Wagner, non stiamo parlando di Adolf Loos, non stiamo parlando dei grandi mitteleuropei che con l'aria un po' triste venivano al sud, ma di quello che con Simone abbiamo scoperto andando a Lissone, cioè scoprendolo in uno dei grandi rivoluzionari dell'architettura del Novecento, che era Giuseppe Terragni, che quando faceva una vetrata come quella, era capace di disegnarla e di darci un colore come la rosa pesca, l'azzurro polvere. Nell'archivio di Terragni, che abbiamo avuto modo, fortuna, di visitare per un altro lavoro, che era il restauro della Casa del Fascio di Lissone, abbiamo scoperto un Terragni per me proprio inedito, che usava il colore, usava nei modi più disparati,
e aveva coraggio, osava moltissimo, quindi questa immagine, questa idea del Terragni tutto bianco è un'idea assolutamente falsata, magari anche dalle fotografie in bianco e nero, perché certo, sembravano grigi, sembrano ombre, ma in realtà sono colori ben definiti. E colori incredibili, bellissimi. Allora io dico, cosa si è perduto appunto rispetto al concetto di armonia? Non è che si chiedeva l'assurdo o la luna, si chiedeva quella aliquota minima di carica eversiva, anche in rapporto con la tradizione. Per carità, nessuno pensa che quando vedi, non so, uno stabilimento balneare tipo a Nerano che è dipinto di azzurro o così, o tipo in costiera, tu vedi quella modalità talmente spontanea, talmente essenziale, semplice, eppure sofisticata ed elegante, per cui tu dici si vede handmade, però questi non c'hanno paura perché usano dei colori che sono dei colori bellissimi, che sembrano presi vivaci. Il colore ricorda il disegno, i tuoi disegni che sono opere d'arte a tutti gli effetti, avvicinano in qualche modo l'onirico alla realtà e spesso riuscite anche a fare delle architetture che sono dei disegni, no? Sì, noi lo facciamo, è una nostra ossessione nel fare, ma perché noi raggiungiamo nel mio, come dire, pormi come questione e punto fermo, e l'abbiamo visto studiandoci le pergole, che cosa volevamo fare attraverso, guardate, le differenze sembrano niente, però io avevo pensato di immaginarle con l'esterno colorato. Vado da Marco che mi dice, senti, ma facciamo una cosa più bella, falle come se fossero un affresco che guardi da sotto e vedi la pergola e la vedi decorata da dentro. E questo era un colpo che si vede poi qui benissimo nei primi schizzi e nei disegni, tra l'altro, che abbiamo rifatto. Si vede, le differenze tra le isole sono poche, tutte date dai pilieri e dai modi di reggere, dai coronamenti a capri un po' più leziosa, approcci da più... C'è un po' di vela qua. Come? C'è anche un po' di nautica. Come no? C'è nautica, c'è tutto. C'è tutto un mondo. Ci sono i panni stesi. Tutto, i panni stesi a Napoli, tantissimo. C'è tutto quello che ci siamo inventati. Ma anche perché al di là, diciamo, dell'abaco di soluzioni che molto spesso sono anche provocatorie, la volontà era proprio quello di dire che anche con dei sistemi industriali si può fare qualcosa di specifico per un luogo specifico. E secondo me la cosa più interessante di questo libro è proprio quello che c'è dietro, e cioè la collaborazione, il dialogo tra chi produce in maniera attenta, chi progetta, e un ente come la sovrintendenza, che generalmente viene visto come il genitore un po' cattivo che dice spesso no. Per cui, volendo, questo è, diciamo, il messaggio principale che voleva dare il libro. Non bisogna avere paura, secondo me, di usare e di sperimentare anche a partire da elementi industriali, perché noi comunque abbiamo utilizzato sempre e soltanto profili veri, che quindi sono tutte cose realmente realizzabili, nonostante le forme siano così ardite. Le forme bizzarre nascevano dal fatto che chiedevo a Davide Marcantonio continuamente di darci un feedback con la sua, con il suo gruppo di produzione, e noi alla fine abbiamo usato questi elementi qui, cioè quello che c'è davanti a noi, perché per far capire che in fondo si poteva fare anche una cosa con la sfida sembrava estrema, tant'è che Simona, che mi prende in giro, mi disse: vuoi andare a vendere il gelato agli eschimesi? E quindi sei un personaggio, sei un pazzo, ti sei messo in una cosa difficilissima. Dico, guarda, le sfide sono belle perché sono difficili, se no che sfizio c'era a fare una cosa così? E quindi devo dire, ci ha preso dei mesi, nel primo lockdown, un lavoro pazzesco, dove ci siamo messi lì a cercare l'iconografia, i riferimenti, le fonti, tutto, per cui siamo rivoltati come matti facendo questo studio che lentamente ha preso prima noi e poi tutto lo studio di colpo. A un certo punto c'erano tutti i ragazzi che arrivavano con queste pergole, modellini, cose, e si rideva di questa cosa perché diceva siamo diventati dei pergolomani, però alla fine era molto, molto interessante capire la cosa, che cosa sarebbe potuta divenire. La colonna sonora era Pergolesi. Giusto? Pergolesi, la battuta ci voleva. No, a parte la battuta, avete messo anche dei disegni di Purini, avete messo sì, disegni francesi, adesso non cito tutti gli autori. Perché? Che riferimento sono per questo testo?
Perché secondo me, credo che lo possa dire anche Marco, anche Simona, cioè molte cose sono state fatte, ma molte cose sono rimaste impregnate nelle matite di chi le ha potute, o nelle penne di chi le ha potute pensare. E non per questo dobbiamo dimenticarcene. Perché se l'amnesia è vera e sostanziale su questa cosa così piccola e laterale, che poi diventa enorme nel momento in cui succede una situazione come questa del lockdown di quest'anno, in cui non sai se stare dentro o fuori di casa e c'hai questo spazio intermedio che diventa una cosa meravigliosa che, dove tu puoi non far nulla, o, e, cioè, e tu cominci a dire vabbè, d'accordo, però ripensare vuol dire partire da una cosa teoricamente brutta, simbolo di aggiunta, e tra l'altro sono dei disegni durissimi all'inizio dati sull'idea di veranda, durissimi, provocatori, potenti, che io ho cercato di fare per anni su questi temi, per dire attenzione, perché ci sono capacità di espressione anche nell'assurdo, non è mai detta l'ultima parola. Senti, questo perché solo un napoletano può dire non è mai detta l'ultima parola, di fronte a quello che è stato fatto nel dopoguerra nella nostra città. Una cosa che mi ha colpito tantissimo tra quelle che avete detto, partire dalla sezione standard per arrivare a figure oniriche e mai uguali a se stesse. Praticamente la cellula è il corpo umano. Esattamente, è come se tu partissi da un elemento di partenza e con un'ars combinatoria, che è quella che ti permette di aggregare, non nella monotonia. Oggi un'altra cosa che andrebbe evidenziata è che siamo vittime di una architettura che sembra aver ritrovato un ordine e un'eleganza minimalista, ma invece è diventata rinunciataria. Nel suo essere diventata rinunciataria è come se avesse rinunciato a combattere, si fosse lasciata prendere da un buon gusto che è partito nel design dalla rivoluzione IKEA e dall'architettura, ottimizzazione dei costi, non soltanto, per carità, voglio dire, stiamo parlando di una cosa da un'occasione di grande interesse quella, ma in architettura anche come dire, dal fastidio dopo l'orgia della globalizzazione dello stile internazionale, delle grandi opere costosissime, delle quali poi ne ricordi e ne salvi 10, e se ne sono state prodotte 2000 in tutto l'Oriente, ecco, e in tutte le città orientali, 2000 ne salvi 10, che sono capolavori. Senti, proporzioni che nel 600 non c'erano. Cioè, la antisenescenza di queste proposte, cioè la durata, la durabilità, come dicono, se ci sono elementi standard in metallo e materiali performanti, in teoria possono durare, non è il telo tirato. E io sono convinto che se abbiamo materiali di questo genere possono sicuramente durare, e non è un caso che vadano in alcuni punti rivisti i piani paesaggistici, perché sono un po' vecchi rispetto ad alcuni temi. Cioè prima, 30 anni fa, 35 anni fa, la battuta di Woody Allen, sta all'inferno quello che ha inventato l'alluminio anodizzato, il serramento di alluminio, era vera, e no? gli assicuratori e quelli che hanno inventato il serramento. Oggi è cambiato, ci sono materiali diversi, chiaro che il legno ha un'altra forza, però quando, ecco, qui bisogna anche metterlo in evidenza, da noi quando vedo fare questi serramenti in stile Cortina o Rocca Raso, imposti, come dire, senti il riso di quel cozzalone che ti perseguita dietro, per cui dici, com'è possibile? Infatti, secondo me, proprio il tema di chiusura, faccio una domanda a tutte e tre, poi chiudiamo, è proprio questo, cioè come da forme standard accettate dalla cittadinanza, dalle persone, si possa passare a un panorama onirico, come ho definito prima, però ben studiato e spiegato, di questo genere. Cioè come si fa a far accettare e far diventare di dominio pubblico alcune proposte che hanno qualcosa che esce dallo standard? Il tutto ovviamente dipende da tanti fattori, da tante variabili. Intanto, ecco, questo un aspetto è già stato specificato. Abbiamo detto che ogni pergola deve essere inserita all'interno di un paesaggio specifico.
ogni dedicata, dedicata. Ogni isola ha la sua, diciamo, tipologia di casa, ha la sua formazione, quindi ogni tipologia di casa ha bisogno della sua pergola. Così come praticamente è necessario per poter far sì che un elemento nuovo si inserisca in maniera armonica, come dicevamo prima, nel paesaggio e nel contesto, debba essere equilibrata nelle forme, nel colore e nella dimensione. Questo in via molto generale, appunto per rispettare quelle proporzioni di coralità che lascia un occhio di vista panoramico non disturbabile, diciamo, ma nello specifico un occhio attento sia dell'addetto ai lavori, ma anche chi insomma visita il posto può ammirare e rimanere, diciamo, riconoscere piacevolmente colpito. Secondo me io concordo molto con quello che ha detto Marco. Soprattutto c'è una cosa che è importante, il doppio livello, no? Il livello dell'armonia generale, che è una cosa che come italiani abbiamo nella nostra vista paesaggistica. Noi non siamo la nostra visione del paesaggio è la visione del panorama. Il panorama è quello che, appunto, non per continuare a citare Alberti diceva che le belle città erano quelle che catturavi con un solo sguardo. Catturare con un solo sguardo un paesaggio come Procida, o come alcuni punti di Ischia, come la Corricella, o come la Marina Piccola di Capri, altri posti, è molto importante. Però poi chiederò anche a lei, cioè dirò anche a lei questa cosa, il Deor di cui diceva Simona, pensate a una città mediterranea e di mare come Trieste, la città di Sabba. Tanto vento lì però. C'è tanto vento, perché c'è la bora, e quindi il Deor lì è necessario. C'è un piano storico di verande ottocentesche, la città di Joyce, la città di, voglio dire, dove tu hai tutta quella suggestione e quella severità per cui il Deor è fatto in un certo modo, con caratteristiche adriatiche e via discorrendo. Poi scendi, come dire, il vento è sempre lo stesso, più calmo, e ci sono i trabocchi sulla costa adriatica, straordinari per pescare, fatti come degli accrocchi, dei mostri marini giganteschi, dei granchi che hanno un'espressività stupenda. Quindi il paesaggio mediterraneo ha bisogno, come anche in questo caso diceva giustamente Marco, di coniugarsi sia con una vista complessiva che abbia un'armonia, sia con delle accelerazioni emotive puntuali, che sono anche elementi critici, che l'architettura ci dà sempre. Di qualità, aggiungo, un'architettura di qualità ci dà sé. Sì. Perché questo è un tema molto importante, quindi noi lavoriamo su questo tema. Il Deor, che veramente nell'immaginario napoletano della nostra città, o romano, o dovunque in questi giorni delle riaperture dei ristoranti, è diventato un tema da tenere in considerazione, può divenire l'occasione per dare aperto, chiuso, e delle possibilità di scomparsa, restituendo a degli edifici il loro carattere originario, come se fosse una fisarmonica che si apre e si chiude completamente. Però quando io vedo il cellophane trasparente, o quelle cose, il bottone, sì, per chiudere, quelle cose lì, io penso, insomma, abbiamo... C'è tanto da studiare ancora. Simone, io vorrei farti chiudere con una domanda. È un punto conclusivo o è una ripartenza questa? Per me è una ripartenza. Ritengo che questo libro, cioè tutte le occasioni, che siano appunto un libro, che siano questa conversazione, che tutte le sperimentazioni, secondo me devono servire anche a, diciamo, a spingere questi tipi di collaborazioni, e anche a dire al mondo che i falsi storici non si fanno, non è quello il modo giusto, che non è detto che il bello si ottenga soltanto spendendo tantissimo, ma che usate gli architetti, usate le buone aziende, perché il bello si può ottenere anche con poco. Grazie.